sempre creduto che lo spazio, e in particolare i luoghi, fossero un terzo insegnante. Quindi lo spazio è un potente, a mio avviso, elemento di unione, di collante, di trasformazione. Bene, Upwater è nato un po' come un meccanismo di contraltare alla parola più conosciuta che noi abbiamo, che è headquarter. E headquarter ci fa venire in mente due cose principali: l'head, la centralizzazione da una parte, e anche la gerarchia se volete, ma dall'altro punto i flussi. Immaginate per un momento la città, che è il tema che ci sta a cuore a tutti, i flussi della mattina che dall'esterno della città vengono convogliati e concentrati all'interno di appunto gli headquarter degli uffici, e poi le città si popolano, le periferie rimangono deserte, viene fuori la vita, e poi il contrario, questo flusso al contrario che tutte le mattine si concentra e si deconcentra lasciando vuote vari punti. Beh, io credo che ci sia lo spazio di una terza via, e questa terza via è la via di un hub quarter, quindi non un head, ma un ufficio, un lavorare diffuso. Allora lì ho pensato, ma con la pandemia adesso nessuna azienda può permettersi la possibilità di costruire un'infrastruttura di rete singola per i propri dipendenti. C'è bisogno di un lavoro di gruppo, di un lavoro d'insieme. Siamo agli albori di una transizione come quella copernicana tra il sole e la terra, e mi permetto diciamo di citare in questa fase Galileo. Lo conosciamo tutti, ma perché Galileo è stato veramente un genio? Perché tra tutti i geni dell'umanità è stato uno dei pochi geni che si è costruito il telescopio, cioè si è costruito lo strumento. Le metriche del passato sono completamente inappropriate a capire le metriche del futuro. Abbiamo bisogno di una nuova bussola che ci orienti in questo nuovo mare. E quindi ci sono due temi. Da una parte il genius loci, dare a ogni singolo luogo una sua valenza, una sua vocazione, e due, rafforzare il lumen, che è il contributo individuale che ogni persona può mettere insieme. Io credo che uniti in questo progetto comune noi possiamo lanciare qualche cosa che negli altri paesi non c'è, attraverso un bene comune, un'infrastruttura digitale che non è una strada, che non è un'infrastruttura di wifi, ma un'infrastruttura digitale di persone, che è appunto un headquarter a cui nessuno sta lavorando.